Il numero di casi di insufficienza renale acuta intraospedaliera, ovvero i casi che intervengono quando una persona è ricoverata in ospedale per altre gravi patologie, è cresciuto di 5 volte negli ultimi 10 anni e su per giù della stessa percentuale fra i ricoverati ultrasettantenni. La malattia, soprattutto perché aggredisce pazienti il cui quadro complessivo è già compromesso, è fra le più gravi e si sviluppa in pochissimo tempo. Spesso però l'insufficienza renale acuta colpisce anche gli anziani che si trovano a casa oppure ospiti di una casa di riposo. In questo caso, però, pur tenendo conto che il rene è un organo silente, che cioè non dà sintomi palesi di un proprio malfunzionamento, vi è un paio di campanelli d'allarme da non sottovalutare e che richiedono un immediato consulto con il proprio medico curante. Una febbre prolungata perché viene la bronchite, un'influenza anche più banalmente, con febbre alta o una diarrea. Poi l'anziano appunto fa difficoltà o perché fa difficoltà a alzarsi dal letto perché è allettato o perché è in poltrona e non c'è nessuno intorno o perché prende farmaci che per farlo dormire, per cui ha meno senso della sete. Se continua avanti a prendere ad esempio il diuretico con queste azioni di febbre, si sommano questo stato di esitazione, inizia l'insufficienza renale, mentre se si continua avanti a prendere i farmaci e a non far niente, si arriva poi a una situazione che di danno d'organo, per cui diventa più difficile rientrare e quindi si arriva poi a una situazione drammatica di ricovero e poi di necessità di fare infusione di liquidi, ma addirittura di dover iniziare la dialisi e depurare il sangue in modo tale da mettere in equilibrio l'organismo.